Intelligenza artificiale spiegata semplice, il podcast dedicato ai manager che vogliono utilizzare l'IA nella propria azienda. Iscriviti alla community su iaspiegatasemplice.it. Ta-da-da! Si riparte! Si riparte! Ciao amici del podcast, come state? Che bello essere qui ancora, come ogni settimana, a raccontare esperienze vive di come l'AI sta aiutando le imprese italiane. Mi sei mancato, Giacinto, mi sono mancati. Ma come abbiamo fatto a stare senza? Sì, i nostri amici del podcast, devo dire che stai andando alla grande con la miniserie del Parlamento. Bravo, ti è piaciuta, bravo, bravo. Molto bella, molto bella. E in questo episodio invece raccontiamo un'azienda nuova appena entrata, quindi dai. Ecco perché il ta-da iniziale nel nostro osservatorio ecosistema italiano di aziende che producono soluzioni di intelligenza artificiale o aiutano a produrre soluzioni di AI. Di cosa parliamo in questo episodio? Parliamo di dati. Parliamo di dati, cerchiamo di raccontare come aziende che in Italia esistono, sono qui e possono darti una mano nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anzi nell'adozione, si occupano soprattutto di quella cosa, quel pilastro dei tre che sono i dati di cui tanto parliamo. Infatti, in queste puntate, dove raccontiamo l'ecosistema, l'osservatorio, cerchiamo di darti la possibilità, se magari in giro, tra qualche puntata o nelle iPlay, bla bla bla, ti è venuta voglia di adottare l'intelligenza artificiale, puoi attingere. Certo, puoi entrare in contatto direttamente con, e a questo punto io la presenterei, vai, Marta Castello, che è la Innovation Manager di Creative Words. Ciao Marta, ben arrivata. Ciao ragazzi, grazie mille, grazie per questo episodio e per l'introduzione. E, sì, io sono Marta Castello e come hanno annunciato Giacinto e Pasquale sono Innovation Manager in Creative Words. Creative Words nasce in realtà come agenzia di servizi linguistici e ha recentemente integrato il Data for AI all'interno dei propri servizi, inglobando la startup sorella Creative AI. Okay. I nostri servizi di Data for AI si concentrano per lo più sulla raccolta, la creazione e l'annotazione dei dati. Ok, adesso fermiamoci un attimo perché questo è un aspetto fondamentale. Infatti. Parliamo di dati come abbiamo preannunciato, ma il problema alla base qual è, Pasquale? Che le aziende italiane, i manager ci scrivono molto spesso: che bello le AI, che bella l'algoritmo. Tutto bello, ma io ho pochi dati. Tutto bello, ma i dati? Ho troppi dati. Oppure ho dati di scarsa qualità, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti ad etichettarli, a metterci la categoria, a capire che cosa c'è all'interno e non ho tempo, non ho risorse per poter realizzare questo lavoro. Infatti avete individuato, secondo me, uno dei pain, come dicono gli americani, una delle necessità davvero trasversale, perché poi a prescindere da quello che sarà l'utilizzo che ne farai, non so, customer service, marketing, vendita, eccetera eccetera, o altro, non so, predictive, avere dei dati di qualità è fondamentale affinché poi l'AI venga utilizzata nella maniera più corretta, possa funzionare. E quindi lo diciamo subito, perché l'obiettivo di questo episodio è proprio questo, lo scopriremo nel mentre del nostro racconto, ma se hai questo pain, come dice Pasquale, scrivici, vai direttamente sui nostri profili oppure sul sito iaspiegatasemplice.it nella sezione osservatorio, scrivici così ti mettiamo in contatto con i ragazzi e le ragazze di Creative Words che ti possono risolvere questo problema. Andiamo avanti. Continuiamo, sì Marta, vai. Allora, dicevamo, voi vi occupate di dati a supporto poi di quella che sarà l'AI, ma approfondiamo questo discorso. In che senso di dati? Cioè, quali sono le attività che fate con un cliente? Facciamo un esempio concreto, pratico, con un cliente che ha dei dati, ok, però magari questi dati non sono ben strutturati, ecco, per esempio, perché ha un'idea di AI. Una compagnia di assicurazione che ha le foto dei sinistri, ma e vorrebbe tirarne fuori un algoritmo che funziona perché magari voi l'avete aiutati. Come possiamo aiutarlo? Allora, come possiamo aiutarlo? Come avete detto voi, ci è voluto del tempo, ma forse abbiamo proprio trovato il focus di quello che avete definito il pain del lavoro sui dati. In un caso d'uso come quello che avete appena descritto, il nostro supporto può essere quello di essere una realtà scalabile, per cui offriamo ai nostri clienti numeri, offriamo ai nostri clienti persone che siano in grado di svolgere
tutte quelle attività sui dataset che l'azienda non ha risorse o non ha volontà di impiegare internamente. In un caso come quello assicurativo, sicuramente il nostro lavoro potrebbe essere quello di annotare direttamente in base alle linee guida date dal cliente, in base alle necessità dell'algoritmo che stanno andando a modellare, quelle porzioni di immagini o comunque quelle informazioni, quei dettagli che sono utili al modellamento attraverso annotazione e classificazione delle annotazioni. La nostra forza in questo ambito, quello appunto dell'annotazione dei dati, è dato dalla nostra flessibilità per quanto riguarda il lavoro sulle piattaforme. Lavoriamo sia sulle piattaforme dei nostri clienti, perché spesso e volentieri appunto il cliente già possiede il dato e già possiede il dato all'interno del proprio sistema e semplicemente ha bisogno di risorse che vadano a lavorare su quel dato, sia su piattaforme che abbiamo integrato nei nostri sistemi, si tratta di piattaforme in open source o comunque di piattaforme utilizzate al di fuori, non nostre proprietarie, in modo tale da, nel caso, supportare anche nella fase di raccolta e creazione. Benissimo, benissimo. Ci racconti un esempio pratico su cui avete lavorato negli ultimi mesi e dove vi siete detti, cavolo, davvero questo cliente, grazie alla nostra soluzione, ha accelerato tantissimo l'adozione. La svolta. La svoltata. Quello che tu chiameresti la svolta, qual è? La svolta, secondo me, lo siamo stati per un cliente che ha richiesto un servizio di annotazione linguistica. Ovvero il cliente sulla piattaforma sua proprietaria ha dato accesso alle nostre risorse, ai dataset già presenti e già raccolti, ed è stato richiesto un lavoro appunto di annotazione e classificazione linguistica per lo sviluppo di un sistema NLP. Siamo riusciti ad annotare con un nostro team di annotatori, siamo stati in 8 direi in quel caso, ad annotare migliaia e migliaia di documenti in davvero poco tempo rispetto a quello che avrebbe richiesto a detta del cliente a loro internamente. Questo non per altro, ma semplicemente perché questo è proprio il nostro focus. Svolgere servizi del genere è ciò il nostro obiettivo e ciò su cui poniamo il nostro focus principale. Non ci occupiamo dell'analisi del dato, non ci occupiamo noi stessi di creare algoritmi, ci occupiamo di tutta quella fase pre-creazione di un modello. Che è fondamentale, che wow. Serve poi alla creazione di quel modello, perché poi magari ti viene in mente o insieme a chi ti farà quel modello di AI riesci anche a raggiungere dei livelli di fantasia che poi possono diventare concreti, no? Certo. Su quella che sarà l'applicazione di AI che vorrei utilizzare. Magari sai che la tua azienda quei dati ce li ha, ma devono essere preparati, quindi ottimo il lavoro davvero che fate. Tra l'altro lo fate in tante lingue, vero? Lo facciamo multilingue, sì. La nostra forza, diciamo che è l'italiano, per forza di cose, siamo basati in Italia, per cui la nostra community più ampia è quella italofona, ma nel tempo abbiamo inserito tra le nostre core locals lo spagnolo Spagna e il portoghese Brasile. Questo non tanto per nostra volontà o altro, ma unicamente perché abbiamo notato che sono i mercati linguistici più facilmente penetrabili, sono da quelli da cui abbiamo ricevuto un riscontro più positivo, per cui servizi del genere che richiedono proprio una conoscenza linguistica li forniamo in queste tre lingue. Io sono curioso, vado un po' off topic, di avere un tuo punto di vista rispetto alla tendenza degli ultimi mesi, quasi un anno ormai, della generative AI, intesa proprio nel pieno della sua esplosione, no? Cioè qualcosa con cui puoi parlare e fare domande in qualsiasi momento, con risultati incredibili a volte, altre volte insomma imbarazzanti, però insomma comunque c'è ed è lì. Come la siete raccontata internamente questa cosa? Allora, bella domanda, nell'occhio del ciclone al momento. Allora, io parlo per esperienza personale e in veste di linguista computazionale, che è stato il mio lavoro fino ad essere Innovation Manager in Creative Words. E noi
utilizziamo e sperimentiamo internamente la generative AI, senz'altro, e ne riconosciamo appieno i benefici su tantissime cose. E vediamo che i nostri clienti la utilizzano moltissimo per quanto riguarda la creazione di contenuti ed effettivamente sta permettendo sia a noi che ai nostri clienti di agire e creare contenuti che prima sarebbero stati molto, 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 molto complicati da creare. Un esempio pratico, contenuti del settore medico. Sono contenuti estremamente privati, contenuti che richiedono una specializzazione di chi crea molto, molto alta, per cui dati un tempo, ma in realtà qualche mese fa, costosissimi. A un costo elevatissimo. La generative AI sta permettendo di creare, questo appunto è un esempio, di creare contenuti del genere in maniera più semplice e a un costo minore rispetto a prima. Per quanto riguarda il nostro utilizzo, come dicevo, noi stiamo sperimentando, ma manteniamo un approccio che definiamo human in the loop, ovvero non togliamo da nessuno step della nostra filiera, diciamo, l'intervento dell'uomo, in quanto okay. Ad oggi, e spero ancora per molto, lo riteniamo fondamentale per garantire dei risultati qualitativamente accettabili. Ci parlavi infatti, così al volo ho captato, ma ce l'hai raccontato anche nel back-end okay. di questa puntata, della vostra community. La vostra forza è proprio quella di avere dei linguisti, cioè delle persone che sono madrelingua, che conoscono perfettamente la lingua e quindi, come dire, vi garantisce quel livello di qualità poi nel lavoro che fate in quella certo. lingua molto alto, no? Raccontaci assolutamente questo sì. meccanismo di community. Allora, assolutamente sì, la community del Data for AI nasce in realtà come community, definiamola forse erroneamente, in crowdsourcing, ovvero quella community che viene contattata in quanto volenterosa a partecipare a progetti di raccolta e creazione di dati. Come dicevo, in realtà il servizio di Data for AI nasce in una startup sorella di Creative Words che è stata recentemente inglobata, permettendo al Data for AI di attingere anche al bacino di professionisti di Creative Words. Sono fornitori linguisti, sono traduttori, localizzatori che hanno esperienza pluriennale in diverse combinazioni linguistiche e che ci ha permesso di espanderci soprattutto per quanto riguarda la fornitura di servizi language dependent, sicuramente. Sì, perché quando i dati sono tanti, bisogna farli in portoghese, brasiliano. Ora, Marta, non so te, però Giacinto mastica un po' d'inglese, qualche parolina in spagnolo, ma... Sì, non mi spingo oltre. Vi contattiamo per i prossimi. Io sto pensando ancora al manager che ci ascolta, no? E che si sta chiedendo, ok, tutto bello, ma quanto costa? Ora, chiaramente non voglio porti questa domanda perché sarebbe parecchio scomoda, però qual è il modello di business che proponete ad un cliente che ha questo tipo di esigenza? Come deve immaginarsi che sarà costruita un'offerta commerciale? Oltre ad essere potenzialmente scomoda come domanda, ti ringrazio per non avermela fatta perché è anche molto difficile da rispondere, nel senso che ovviamente i modelli di machine learning che sono costruiti quotidianamente da aziende e dai nostri attuali clienti, futuri clienti, sono innumerevoli. E ciascun modello richiede una tipologia di dato differente e una tipologia di lavoro, ad esempio annotazione e classificazione, diversa. Questo non ci permette di avere una pricing list, diciamo, come potrebbe essere quella di un'azienda o come potrebbe essere la nostra stessa di Creative Words per quanto riguarda i servizi linguistici, in quanto dipende, ci sono moltissimi fattori che entrano in gioco nella definizione del prezzo che viene dato, gioco di parole, a dato o a annotazione o in base ai volumi che vengono richiesti. Ovviamente certo. più alto è il volume, minore sarà il costo unitario, ma un progetto, ad esempio, di annotazione linguistica avrà un prezzo decisamente diverso da quello che può essere il prezzo di un'annotazione di immagini.
la conoscenze, le conoscenze, comunque l'esperienza da parte di chi svolge il lavoro è diversa, per cui ci sono davvero tantissimi fattori che entrano in gioco nella definizione di un prezzo. Okay, quindi insomma, grazie per non avermela posta la domanda. No, ma c'hai risposto, c'hai dato, la risposta è perfetta. C'hai dato comunque delle info. Siamo con Marta Castello, bellissima puntata, bella, Creative Words, loro si occupano di dati, possono rendere i tuoi dati utili all'intelligenza artificiale che sarà per te, sì, sì. E che hai in mente di fare. Marta, grazie Castello, mille, su LinkedIn. Castello su LinkedIn, su Creative Words, dominio, sito sicuramente registrato, o IA Spiegata Semplice per entrare in contatto con loro. Noi ci vediamo, ci sentiamo qui sul podcast o ci vediamo in AIplay.it con un sacco di cose belle che ci sono di là. E grazie ancora a te Marta per essere stata con noi. Grazie mille a voi. Grazie. Ciao, ciao Marta, ciao a tutti. Ciao, grazie.